Allora, oggi parliamo della questione Coop di Trieste, cooperativa operaie. E cominciamo a parlare proprio prima nell'attualità, e cioè nei licenziamenti annunciati di 79 dipendenti, cominciamo a parlare su cosa sono delle cooperative. Perché le cooperative, lo dice il nome stesso, dovrebbero essere gestite, formate da soci, soci cooperatori, per i quali in Italia per il regime cooperativo c'è una particolare legislazione che indubbiamente è più favorevole rispetto al commercio normale, rispetto alle attività imprenditoriali normali, una cooperativa gode di determinati vantaggi. Ma li gode perché? Perché si basa proprio su un reimpiego del ricavato nel dividendo tra i soci e perché l'attività dovrebbe essere fatta da soci cooperatori, anche lavoratori. Questo lo diciamo perché non si possono, ovviamente, sulla base di questa normativa, licenziare dei soci. I soci sono coproprietari della cooperativa, e allora due sono le cose. Io non conosco nel dettaglio la struttura statutaria delle Coop di Trieste, ma certo un'azione di licenziamento è abbastanza originale per una, tra virgolette, cooperativa, se intesa in senso tradizionale. L'altro aspetto che vorrei esaminare in premessa è quello non secondario della politica dei prezzi che una cooperativa pratica, una cooperativa che interviene, come storicamente sono sempre intervenute le cooperative operaie di Trieste, nel settore del commercio. Girando per i supermercati, girando per i vari punti vendita, ci siamo accorti che spesso e volentieri i prezzi che vengono presentati nella vendita al dettaglio nelle cooperative, negli spacci, chiamiamoli come erano tradizionalmente intesi, delle cooperative operaie, sono mediamente più cari e non di poco di quelli dei stessi prodotti, delle stesse marche in vendita in altri centri commerciali, Despar, Famila, PAM. Tanto per citarne alcuni dei più noti e frequentati a Trieste, non parliamo della Lidl. E questa diversità di prezzi è una diversità abbastanza marcata e indubbiamente incide non poco su un risultato di vendita, soprattutto in momenti in cui, e sono anni oramai, che la gente si vede costretta a fare i conti ai centesimo, dove le famiglie sono costrette a controllare all'euro il costo delle spese, beh, è un aspetto che incide non poco. Altro aspetto marginale che non riguarda però solo le coop è che ci siamo accorti da un breve giro tra gli scaffali che molti prodotti, ma questo è un mal comune, ma particolarmente accentuato nelle Coop in vendita, sono al limite, se non oltre, la data di scadenza. Ecco, questa scarsa attenzione rispetto a una politica dei prezzi e una gestione della merce in magazzino credo sia uno degli aspetti. Questo per parlare delle cose in premessa. Adesso entriamo nel particolare. Le Coop avevano tradizionalmente un bilancio inattivo, questo fino all'anno 2000, quando ci fu quella sciagurata operazione Policento, ovvero Torri d'Europa, dove le cooperative operaie in un'operazione mista vendita-scambio passarono al Policento tutto il terreno dove sorsero poi le Torri d'Europa. L'ingegner Iemi, amministratore delegato della Policentro,
mi disse, in occasione di uno dei tanti incontri che avemmo con le manifestazioni dei cittadini di Chiarbola Ponziana contrari alla costruzione di quell'ipermercato, mi disse due cose. La prima, che era la prima volta in vita sua che sul centinaio di ipermercati che aveva costruito in tutto il mondo veniva fatta un'operazione simile nel cuore di una città e di un quartiere così popoloso. Di conseguenza, con tutti i problemi, parcheggio, rumori, invadenza nelle strutture. Il secondo aspetto, mi disse che inevitabilmente la costruzione determinerà disagi, e per bacco se ne determinò. Riuscivano addirittura con le trivelle scavatrici a sollevare le cantine di un condominio di via Dalviano, più tutti i disturbi, i danni che quotidianamente le rampe d'accesso, gli impianti di luce, ecco. Ma lasciamo perdere il discorso dei problemi Torri d'Europa, torniamo alle COP. Le COP fecero uno scambio commerciale, l'area era sostanzialmente di loro proprietà, avevano prima un supermercato che funzionava benissimo. Alla fine ottennero uno spazio interno, però c'è una cosa da fare. Il primo bilancio successivo all'operazione, le COP passavano da un attivo tradizionalmente consolidato a un fortissimo passivo, e che da quella volta si è ampliato come una voragine. Allora, la prima domanda è: ma che affare fu per le COP a questo punto? Il gioco vale la candela? Il secondo aspetto che riguarda le COP è la gestione dello strumento. Le COP sono purtroppo da anni, ormai da decenni, uno strumento di lotta politica. Le elezioni interne sono meno democratiche, verrebbe da dire, di quelle della Bulgaria del compagno Popov, e ciò rende praticamente impossibile una gestione che sia aliena e distante dalla politica, che presenta un listone che si garantisce con vari meccanismi, e l'ultimo l'abbiamo visto in occasione delle ultime elezioni, il controllo sempiterno delle COP. Ecco, questi sono aspetti che dimostrano ancora una volta che dove la politica c'entra, e c'entra nella maniera in cui c'entra per esempio alle COP, tutto quello che tocca, al contrario del remida che trasformava in oro, qui lo trasforma in una cosa che si chiama guano.